Benvenuti al TG Tour, cari amici telespettatori, TG Tour nel canale del Digitale Terrestre 111, il nostro network di riferimento, vi ricorderete, Teleregione Sardegna. Professor Pili, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno. Siamo qua insieme oggi per presentare questa puntata di oggi. Attenzione, la prima notizia che viene dalla notizia internazionale, tra l'altro, si parla del cielo aereo statunitense. Pensi, l'Air One è stato avvicinato, quindi il presidente Obama è stato avvicinato da un Cessna non identificato. Questo Cessna è stato subito scortato dai caccia all'aeroporto di Long Beach e lì hanno scoperto che il Cessna conteneva ben 10 kg di sostanza stupefacente. Oh. Cioè, una sorpresa anche per gli inquirenti, ma soprattutto per gli americani. Verissimo. Tra l'altro Cessna, cioè operazione quindi è andata a buon fine inaspettatamente. Torniamo all'Italia, Istat, Italia al 24% a rischio povertà. Pensate, i giovani soprattutto, persi altri 80.000 posti di lavoro, e nel locale ne soffriamo anche noi tutti i giorni. Oggi per esempio è freschissima la notizia che la IAS sta chiudendo i battenti o comunque non paga gli stipendi da mesi, quindi bloccato il lavoro, in mobilitazione i dipendenti. Nel servizio che stiamo per vedere, condotto dalla nostra Valentina Ligas, invece si parlerà di Anfiteatro Romano. Abbiamo parlato ieri del fatto che i concerti saranno probabilmente spostati a Quartuccio. L'Anfiteatro Romano perderà le sue strutture lignee per volontà del comune, per volontà appunto della sicurezza pubblica. Vediamo cosa ne pensa la gente e seguiamo subito il servizio. Professore, a lei l'onere e l'onore. A voi il servizio. Voilà. Il TG Tour per la linea, per voi Valentina Ligas. Siamo qui in Viale Fregnazio di fronte all'ingresso dell'Anfiteatro Romano, una location storica di Cagliari che spesso è sede di concerti e quant'altro. Siamo qui per chiederci cosa pensa Cagliari del fatto che saranno smantellate le scalinate in legno e tutto ciò che è stato costruito in legno qua dentro. Significa che l'anfiteatro rimarrà chiuso per tanto tempo e quindi potrebbe rischiare di diventare una piccola discarica, come vediamo qui, oppure si riuscirà a trovare qualche misura di sicurezza e si riuscirà a riutilizzare l'anfiteatro in maniera migliore. L'anfiteatro romano perderà le sue scalinate in legno, cosa ne pensi? Sinceramente sono d'accordo, per me è una bella notizia, ecco, perché comunque lo nascondevano. E il fatto che ora non si potranno più fare concerti e quindi Cagliari potrebbe perdere una location suggestiva come l'anfiteatro? Sì, questo certo, sicuramente è una penalizzazione, però c'è da dire che questo era uno degli anfiteatri, mi pare, più grandi del bacino del Mediterraneo, che di fatto quindi è stato privato della sua funzione di sito archeologico in tutti questi anni. Quindi, cioè, bilanciando i due beni, direi, cioè proprio, almeno personalmente, poi certo bisognerebbe sentire la maggioranza dei cagliaritani che cosa, però mi è sembrato che quando è stato costruito, almeno qui, è stato percepito un po' come una violenza sul sito archeologico. Non lo so, ne stavamo parlando adesso, ho detto che comunque non fanno più fare i concerti, però hanno lasciato tutto, quindi a questo punto secondo me era bello fare i concerti lì, però se la lasciano così credo che sia meglio continuare a fare concerti, se no che tolgano tutto. Ma secondo te esistono delle altre location a Cagliari che possono essere utilizzate per concerti e altri eventi mondani? A parte la fiera credo che ce ne siano pochi, purtroppo. È un bene o un male il fatto che perda le scalinate in legno l'anfiteatro? Ma sinceramente non lo so, penso sia più un male. Perché Cagliari perde una location dove si fanno tanti concerti? Diciamo che è un posto abbastanza importante, considerato che è storico, e quindi è come togliere un pezzo di storia a Cagliari. Cagliari perde una location dove si svolgeranno tanti concerti, però recupera un sito archeologico. Quale delle due cose è meglio? Oddio, io sono più per la cultura e per l'archeologia, quindi penso sia meglio per il sito archeologico, anche se comunque è una perdita non da poco. Perché alla fine location così suggestive qui a Cagliari ce ne sono? No, non credo. Non è una perdita per entrambe le cose, sia per la cultura, quindi l'archeologia, che per le location in generale. Non lo so, spero che abbiano fatto, abbiano ragionato su dati di fatto, su dati oggettivi, per decidere se toglierle o meno. Penso che comunque fare attenzione alle poche strutture archeologiche che abbiamo sia un bene. Anche per oggi è tutto, restituisco la linea al TG Tour. Abbiamo visto il servizio di Valentina Ligas sulla cosiddetta rimozione dalla legnaia, ma ci sono altre notizie di carattere locale.
È vero, è vero. Noi, come vede, professor Pini, siamo per strada perché il nostro TG va per strada. Siamo di fronte al mercato di San Benedetto, un vecchietto al quale dicevo, sa, la Merkel non viene più a Roma, ha cancellato la visita a Roma, mi ha risposto in stretto cagliaritano, mensa vira bengara, così ha detto lui, ve lo riporto così come l'ho sentito. Altre notizie, si parla tanto di disagio economico qua in Sardegna, a Cagliari è la città più ricca di automobili in assoluto, ha battuto Napoli, ha battuto Milano, pensate voi, siamo una città condizionata dalle auto, ragazzi calmiamoci un attimino. E tornando ad una, diciamo così, abitudine cagliaritana, che è quella nefasta del muoversi in macchina anche per andare, che ne so, professor Pira, a fare la spesa. A fare la spesa, ecco, infatti qua il parco, si vede il parco macchine del San Benedetto è pieno, ma c'è anche quello dell'alimentazione. Il mercato di San Benedetto è sempre pieno, sono pieni i supermercati, penso che sia la regione, la Sardegna, più congestionata di ipermercati in assoluto in Italia. Professore, lei dove fa la spesa, brevemente? Sotto casa. Bravissimo, cioè dal negozio di riferimento. È stato sintetico. E quindi ci rileghiamo ai problemi che ha la popolazione. Siamo ricchi o siamo poveri? E soprattutto la popolazione dice sempre, ma il posto di lavoro ce lo vengono a prendere quelli che vengono da fuori, i cosiddetti extracomunitari. Una categoria per tutte, per esempio quella delle badanti, le badanti che vengono dall'est, queste infermiere, diciamo così, che tra l'altro sono preparatissime, sono viste di buon occhio, sono viste di cattivo occhio. Lo vediamo nel servizio che conduce per noi la nostra Veronica Ilieva, che di nazionalità è bulgara. Bulgara, professor Piri. Le do l'onore di lasciare il servizio. Servizio di Veronica Ilieva. Siamo qui a Piazza Giovanni per parlare dei cittadini che hanno trovato impiego qui in Sardegna. Aumenta la percentuale dei stranieri che svolgono delle professioni che gli italiani non vogliono eseguire. Andiamo a vedere cosa ne pensa la gente. Ci sono sempre di più stranieri che fanno i lavori come badanti e cose del genere. Secondo te stanno rubando il lavoro dell'italiano o fanno il lavoro che l'italiano non vuole fare? Beh, se sono in regola, no, non stanno rubando il lavoro italiano. Anche perché negli ultimi tempi gli italiani, certi italiani, sono un po', diciamo tra virgolette, mandronetti nel fare questo genere di lavoro. Però vabbè, no, non stanno, la domanda è no, non stanno rubando il lavoro all'italiano. Come mai le infermiere e le badante sono più persone dall'est anziché italiani? Quello sta più alla sanità che decida queste cose, questi cambiamenti, penso che sia così. Poi, anche perché siamo quelli degli europei e cercano sempre anche di cambiare anche come formazione molte cose forse che qui non c'hanno, ecco. Ci sono tante persone straniere che lavorano come infermieri e badanti. Secondo lei è l'italiano che non vuole fare quel lavoro oppure? L'italiano che è un po', diciamo, pigro per fare questi lavori, quindi secondo me sì. È l'italiano che non vuole fare questi lavori, non si vuole ridurre a molte ore di lavoro e questo. Dicono tanto che c'è crisi, però i lavori umili non li vuole fare quasi nessuno. E lei sta lavorando? No, purtroppo no, sono in cerca anche di lavoro. E che lavoro vorrebbe fare? Qualsiasi cosa, pur di fare qualche soldo e portare a casa anche qualcosa per aiutare la famiglia. Secondo lei l'italiano che lavoro vorrebbe? Impiegato in ufficio. Ci sono tante persone straniere che stanno lavorando qui come badanti. Lei cosa ne pensa? A me non mi piace così. Cioè gli italiani devono rispondere dalla Sardegna, devono lavorare in Sardegna. Invece gli italiani se ne vanno fuori per lavorare. Perché fuori dove si lavora danno molto. Invece qua danno una miseria. C'è Berlusconi che ha preso soldi ed è diventato ricco grazie a noi. Come mai una persona straniera si accontenta di fare il lavoro come badante per 600 euro e un italiano no? Beh, un italiano vuole essere pagato regolarmente, vuole uno stipendio adeguato, invece una ragazza dei paesi dell'est che è abituata a soffrire si accontenta pur di venire in Italia. Per oggi da noi è tutto, da me Veronica Ilieva e Valentina Ligas. Restituisco la linea a TG Tour. Rimanete con noi.
Come avete visto dal servizio della nostra Veronica Ilieva, la nostra corrispondente bulgara ha intervistato certamente le nostre badanti, che sono certamente extraeuropee, ma soprattutto noi in passato abbiamo avuto le nostre badanti, che sono donne della regione Sardegna che andavano proprio su, nel continente. E io mi ricordo certamente, anche perché sono storie veramente degli anni 50 e anni 60, c'era proprio un flusso continuo di emigrazione. Caro Antonio, ma lei ha bisogno di una badante? No signore, sono giovanissimo e vorrei conservarmi così a lungo, ma non esiterei nel caso a sceglierne una napoletana, romana, rumena, basta chi sia. Ecco, l'importante è che siano giovani e preparate? E preparate, come lo sono nella realtà in effetti. Ecco, da questa piazza del mercato, prima di lanciare l'ultimo servizio che parla di cooperazione internazionale, vi voglio salutare e vi voglio ricordare il nostro canale di riferimento, che è Teleregione, al canale 111 del Digitale Terrestre, ma poi su YouTube, su Facebook, un pochino dovunque. Salutiamo professore, ci vediamo nella puntata di domani e seguitevi il servizio su Copy. Professore. Di nuovo, arrivederci a tutti. Siamo al Centro Millennium per parlare di una delle tante iniziative di solidarietà. Una delle tante, ma non per questo poco importante, anzi. Di cosa si tratta? Nel periodo che andava dall'8 e si conclude oggi col 14, la nostra organizzazione non governativa, noi siamo la sede sarda di COPI, che è un ONG che è nata nel 1965 a Milano, ha deciso di collaborare con i punti vendita della Gardegna, con i quali peraltro aveva già avuto una collaborazione fruttuosa nel periodo natalizio, e di raccogliere fondi per la nostra campagna per la lotta alla malnutrizione infantile, che si chiama Insieme per 100.000. Vi è anche un sito dedicato appositamente a questa campagna, che è www.insiemeper100.000.it. Abbiamo raccolto fondi per il Chad in un progetto che è stato approvato nel 2009 e terminato nel 2011, e adesso nel 2012 la campagna proseguirà senz'altro, sicuramente nella zona del Corno d'Africa, dove a causa della grande siccità si presenta con molto forte il problema della malnutrizione per quanto riguarda i bambini. Io sono anche una mamma, un bambino piccolo, che mi parla dei bambini poveri perché vede quello che faccio, e quindi lo faccio anche per lui, che è un bambino fortunato, per insegnargli che deve anche lui, quando sarà grande, aiutare chi è in difficoltà. Cioè, lo faccio per me come mamma, per aiutare chi è in difficoltà, ma anche perché vorrei passare questo esempio a mio figlio in una città, cioè in una comunità in cui viviamo, dove si sono persi tanti valori. Il poter trasmettere a dei bambini i valori fondamentali come il rispetto delle diversità, l'arricchimento delle diversità, e l'aiutare chi è meno fortunato di lui, penso che sia un qualcosa di importante. Invece tu sei una delle volontarie, come ti chiami? Daniela. Spiegaci il perché di questa magliettina che ci piace tanto, bella caratteristica. Allora, io non me ne frego una delle campagne di COPI a favore dei diritti umani, e appunto ognuno è portato ad esprimere il perché non se ne frega di chi sta peggio, no? E di questi tempi in cui tutti soffriamo un po' per la crisi, credo sia molto importante fare anche poco, ma che significa tanto per qualcun altro. Anche perché, come diceva padre Barbieri, che è stato il fondatore, alla fine un euro salva un bambino, e un euro in un paese occidentale come il nostro alla fine non cambia più di tanto. Il tipo di iniziativa solidale è nata nel periodo di Natale, necessariamente per conciliare una nostra esigenza, che era quella di garantire un servizio al cliente che fosse quello dei pacchetti regalo. Ho avuto un'idea che avevo già adottato nelle precedenti aziende per le quali ho lavorato, che è quella di contattare un'agenzia, un'associazione nel territorio che facesse appunto volontariato, e quindi unire tutte e due i discorsi, quindi quello del pacchetti regalo e nello stesso tempo garantire e fare della solidarietà. Davanti a questa bella iniziativa del COPI non rimane che restituire la linea al TG Tour.